Ok, buongiorno. In readiness. Beh, siamo ad Ulferr, quindi quale occasione migliore per raccontare qual è il mio percorso di educatore, formatore, facilitatore, youth worker e come sono arrivato alla conclusione dell'inner readiness e che cos'è? In realtà, sin da quando ero più giovane, quello che mi ha spinto ad agire in tutte le situazioni era seguire il mio intuito, il mio istinto, andare un po' di pancia nelle situazioni. Questo sicuramente non è che mi ha portato sempre a fare delle cose in maniera così bella, efficace. Infatti a scuola ero un po' un disastro. Che ho fatto? Ho spinto. Quindi diciamo che in effetti, seppur avevo un buon contatto con le persone, riuscivo a rappresentare giovani, a relazionarmi, a star bene nella scuola, una cosa che non mi riuscivo a fare era portare dei risultati nella didattica. In effetti, il mio percorso è durato un bel po'. Finalmente la scuola è finita. Finita la scuola, dico, vai, dopo un bel po' d'anni, no? E finita la scuola, che non finisce mai perché noi continuiamo ad apprendere anche oggi, no? Da adulti, sbagliato pensare che si finisce ad apprendere, il mondo. All'epoca non c'erano coach, non c'erano youth worker, parlo della fine degli anni Ottanta, e la cosa che sembrava essere più importante era quella di trovarsi un lavoro, una sistemazione, no? Far carriera. Quindi, pure con l'aiuto di qualche raccomandazione, diciamo, trovai un bel lavoro, interessante, c'è l'opportunità di far carriera. A 21 anni già lavoravo, guadagnavo, insomma, e le cose andavano bene, però c'era quella parte di me, l'intuito, la pancia, e mi diceva no, c'è qualcosa che non quadra in tutto questo. È possibile che si può guadagnare soltanto in denaro? Ma quello che faccio è quello che sono? Ma è possibile stare, fare qualcosa che mi faccia stare in armonia con quello che penso, quello che sento e quello che faccio? Quindi la crisi, da 21 anni, lascio il lavoro. Immaginate, genitori, amici, se sei un pazzo, lascio un lavoro sicuro. Cioè, perché fare? Per andare a trovare me stesso, semplicemente per andare a trovare me stesso. E qual è il miglior modo di evadere, di andare lontano? Di andare in Africa, volontario, così. All'epoca non è che c'erano organizzazioni che ti formavano per il servizio volontario europeo, no? Un aeroplano, un paracadute e paf, in mezzo alla giungla. Non vi racconto dell'Africa, ma della ricerca dell'Africa e di quello che l'Africa mi ha dato e quello che ho trovato in Africa. In realtà, partito con l'intenzione di trovare me stesso, di aiutare l'altri, l'Africa, in Africa, diciamo, un po' giocata la roulette russa, un po' come giocare, però ho vinto qualcosa che non è una vincita in denaro, una vincita dell'esperienza, che è un qualcosa che non puoi spendere, è un qualcosa che rimane per sempre. Le esperienze rimangono per sempre, il denaro se ne va. Questo ho vinto in Africa, ma soprattutto ho vinto un qualcosa che poi mi ha aiutato per tutta la vita ad essere quello che sono oggi e capire quale fosse la mia meta. Capire qual è la meta mi ha portato a muovermi in maniera naturale verso la meta e raggiungere degli obiettivi senza pormi l'obiettivo, ma semplicemente inseguendo la meta. La meta non si raggiunge, la meta si insegue e gli obiettivi arrivano. Tornato in Italia, l'università, pensate, io, cioè l'università Mario, ma come? Tu, all'università, sì, io all'università, e con risultati didattici ottimi, incredibile, inimmaginabile. Mio padre non credeva che potessi prendere 30 agli esami, no? In realtà l'università, uno capitai proprio nei primi degli anni 90, quindi partì, ebbi l'occasione di partire per uno dei primi Erasmus, Erasmus per studenti, e
e in Francia, a Strasburgo, non per merito, ma per il semplice fatto che c'erano più borse che richieste. Quindi approfittai dell'occasione, andrai a Strasburgo. A Strasburgo, di lì al Centro Europeo della Gioventù, e poi vi dirò che cos'è il Consiglio d'Europa. È semplice il salto, quindi entrai prima a far parte di un network, forse il primo, di operatori sociali. All'epoca li chiamavano animateurs de la jeunesse, no? Animatori socioculturali, adesso youth worker, no? Educatori. E da lì ai centri europei della gioventù. I centri europei della gioventù sono dei centri del Consiglio d'Europa dove si formano i giovani, i giovani leader, i formatori attraverso percorsi di formazione ed educazione non formale. E dove io, crescendo lì, per anni mi sono sentito, proprio perché sono stato formato qui, formato lì nei centri, tornando in Italia mi sentivo un super formatore, chiaramente. Avevo l'esperienza dell'estero, tornavo in Italia. Mondo dell'educazione non formale, all'epoca parliamo dei primi anni 90, in Italia non si parlava molto di educazione non formale, quindi mi sentivo uno dei più bravi formatori in educazione non formale. Ero il più bravo. E avevo praticamente l'opportunità attraverso i centri di sperimentare tutti gli strumenti possibili e immaginabili. Sembrava che gestire i gruppi, offrirgli delle attività innovative, creare degli strumenti belli, affascinanti, che potessero cogliere l'attenzione dei giovani, fosse il valore in assoluto. Di strumenti ne abbiamo fatti tanti, ne abbiamo sperimentati tanti, e sempre più il mio ego cresceva. Però a un certo punto mi sono reso conto che c'era un'altra volta qualcosa che non andava. Tutto questo non bastava, ma quindi qualche domanda, no? Il mio istinto non bastava, le competenze ce l'avevo, l'intuito ce l'avevo, ma che cos'è? Di che cosa? Strumenti ne conoscevo tanti, ne avevo anche creati tanti. Di che cosa ho bisogno? E la cosa di cui avevo bisogno era la consapevolezza di come io, in quanto facilitatore, potevo utilizzare al meglio gli strumenti non per soddisfare il mio bisogno di fare delle cose belle, delle cose che potessero affascinare, delle cose che potessero, dei progetti che potessero farmi dire che ero bravo. Ma avevo bisogno di consapevolezza. Vi chiedo una cosa, immaginate, siamo stati alla Tolferra una settimana, no, 3 giorni, scusate. Immaginate adesso uno strumento. Pensate, lo strumento o il metodo educativo o formativo che utilizzate più spesso. Riflettete su quanto lo conoscete, quanto lo conoscete profondamente, quanto è flessibile ad essere utilizzato in diversi contesti, quanto funziona e se funziona sempre, quanto lo curate, quanto ve ne prendete cura. Lo rendete bello, utile. Ecco, in realtà io penso che tutti noi abbiamo uno strumento comune, utile, efficace, e quello strumento siamo noi. Siamo noi educatori, sono io facilitatore, siete voi insegnanti o formatori. E quello strumento va conosciuto, va curato, va reso flessibile, adattabile a ogni situazione. Non è detto che funzioni sempre e ovunque. Quindi essere lo strumento e non colui che lo utilizza, che utilizza il metodo, cambia totalmente il modo di percepirsi nel contesto di apprendimento. Richiede uno sforzo enorme. Questo ci arrivo negli anni 2000. In realtà a quel punto non mi sentivo più bravo formatore. Qua c'è da lavorare su di me. Non è semplice.
E questo richiede il lavoro su di te, fondamentalmente un lavoro di coraggio, un lavoro di porsi in maniera utile, umile, scusate, umile rispetto ai gruppi. Insomma, da protagonista all'essere umile, insomma, ce ne vuole. Non ero abituato a far questo, mi sentivo fighissimo. Essere consapevole non dello strumento che utilizzo, ma di che cosa hanno bisogno le persone che partecipano alle mie attività formative, educative, no, progettuali. Quindi la consapevolezza del bisogno dell'altro e non la consapevolezza dello strumento che ho. E soprattutto mettersi in ascolto del chi sono, del chi siamo, del che cosa ci rimandiamo, non soltanto a livello di parole, ma anche a livello di energie. Tutto questo può avvenire in un modo che noi utilizziamo nei nostri percorsi anche educativi e formativi, che è la riflessione. Di solito la riflessione viene utilizzata come parte del processo formativo, ma ci si dedica poco tempo, si dedica molto tempo allo strumento ad organizzare l'attività e poco alla riflessione, e soprattutto quanto riflettiamo noi come facilitatori, come educatori. Ma la riflessione per aumentare sia i livelli di consapevolezza miei, chi sono io, per facilitare il tuo processo di apprendimento, addirittura per formarti, per educarti, chi sono io. E l'altro è per utilizzare la riflessione proprio nel processo. Questo è un punto cruciale sul quale mi sono trovato con un gruppo di amici e colleghi che avevo conosciuto nei centri europei della gioventù e che dalla fine degli anni 90. Con i quali dalla fine degli anni 90 abbiamo cercato di approfondire proprio il tema della riflessione, delle pratiche riflessive nell'apprendimento. Eccoli, sono lui: Arturas, Mark, Bjorn, Dirk, me, una foto. Siamo un po' invecchiati dall'epoca, ora sono 25 anni che ci conosciamo. Portiamo avanti questo progetto che è Via Esperienzia, che proprio, diciamo, attraverso delle pratiche anche formative, per formatori, per manager, abbiamo posto l'accento sulla riflessione per cercare di capire che cosa la riflessione andava a sviluppare. La pratica riflessiva, sì, la consapevolezza, sicuramente. Ma tu, vabbè, fai un corso con me, sarai maggiormente consapevole. Sì, ma che mi serve la consapevolezza? E siamo arrivati alla conclusione che la consapevolezza attraverso le pratiche riflessive sviluppa l'inner readiness. Essere interiormente pronti. Perché? L'inner readiness è una competenza? No, non pensiamo. Ci piace pensare che sia un qualcos'altro che accompagna la competenza. L'inner readiness è il potenziale che è in ognuno di noi, che possiamo tirar fuori nel qui e ora. Ed è il potenziale è tutto il bagaglio esperienziale, l'energia, la motivazione, le competenze, le capacità che avete e che potete tirar fuori in uno specifico contesto e spazio e momento. Quindi, possiamo formare all'inner readiness? Questa è una delle domande che ci è stata posta. Forse sì, forse no. Possiamo, come facilitatori, aumentare le possibilità affinché una persona possa essere inner ready, pronta a tirar fuori questo potenziale, pronta ad ascoltare, pronta a parlare in pubblico, pronta ad agire in determinate situazioni, attraverso la consapevolezza di che cosa? Di tre elementi. Noi abbiamo individuato tre elementi, che sono la consapevolezza delle mie reazioni abituali, di come io normalmente mi comporto, per poterle cambiare nel qui e ora, quindi una capacità riflessiva, del contesto nel quale agisco, con chi agisco, chi sono i miei studenti, chi sono i miei learner, no? E la consapevolezza del nostro potenziale, il potenziale che posso esprimere in questo momento, quindi richiede il come sto,
essere onesti con se stessi e leggersi. Questo percorso che dura da anni con questo gruppo, diciamo, lo potete anche trovare nella pubblicazione Holding the Space, è scaricabile sul sito, quindi per chi vuole approfondire può anche, diciamo, scaricarsi dal sito, lo vedete lì. Quindi in tutto questo, quello che voglio dirvi è che sicuramente la meta ci aiuta a dare una a darci una direzione, ma la cosa importante è essere consapevoli di chi siamo come educatori, formatori, facilitatori ed agire come esseri umani. Kabat-Zinn diceva: "We are called human beings, but mostly we act as human doing." Grazie.